Vogliamo installare le serrature elettriche Viro con doppia funzione V9083 e V06 su di un cancello automatico. Per l'applicazione su di un cancello fatto in questo modo è necessario dotarsi di tettoia parapioggia e piastra controbocchetta, disponibili a richiesta, e saldarle sulle due ante alla stessa altezza. Misuriamo poi l'entrata, che nel nostro esempio è 60 mm. Prendiamo la serratura V9083 con catenaccio inox e verifichiamo l'entrata da 50-80 mm sulla quale è regolata la serratura. Procediamo ora alla regolazione dell'entrata. Svitare le viti del coperchio e aprire la scatola. Inserire la chiave a brugola fornita in dotazione nelle due viti di fissaggio del cilindro ed allentarle. Fare scorrere quindi il carrello del cilindro fino all'entrata desiderata, nel nostro caso 60 mm. Reinserire la chiave a brugola nelle viti interne di fissaggio del cilindro e bloccarle avvitandole bene. La serratura V9083 di serie si presenta impostata con funzione di servizio, cioè con l'impulso elettrico si predispone l'apertura e si resetta solo dopo che il cancello è stato aperto e richiuso. Rimuovendo manualmente un componente interno, la serratura acquista invece funzione di sicurezza, cioè consente l'apertura solo se, contemporaneamente all'impulso elettrico, viene esercitata una pressione sul cancello. Il componente interno può essere anche manualmente reinserito, come nel nostro esempio, per riottenere la funzione di servizio. Ricordiamo che solo i cancelli automatici con centralina idonea possono ospitare una serratura elettrica con funzione di sicurezza, mentre la funzione di servizio è adatta a tutti i tipi di automatismo. Vediamo ora l'installazione della serratura elettrica Viro V9083 sul cancello. Fissare la serratura attraverso le quattro viti in dotazione. Per il cablaggio della serratura V9083 occorre far passare il cavo elettrico attraverso il relativo foro della scatola serratura. Allentare quindi le viti di collegamento. Inserire i fili elettrici nella piastrina sottostante e stringere le viti per fissare i fili alla doppia bobina. Avvitiamo ora la controbocchetta al battente attraverso le due viti specifiche fornite in dotazione. Verifichiamo quindi la corretta chiusura della serratura. Poi rimontiamo il coperchio, fermandolo con le due viti. Passiamo ora al montaggio della nuova serratura elettrica V06 universale. Per prima cosa fissare il cilindro a supporto con la vite in dotazione. Nel caso in cui si desideri che la serratura possa essere aperta con la chiave solo dal lato interno, utilizzare un mezzo cilindro come nel nostro esempio. Inserire il cilindro nel coperchio della serratura e fermarlo con la guida in nylon. Come la V9083, anche la V06 di serie si presenta impostata con funzione di servizio, cioè con l'impulso elettrico si predispone l'apertura e si resetta solo dopo che il cancello è stato aperto e richiuso. Rimuovendo manualmente un componente interno, la serratura acquista invece funzione di sicurezza, cioè consente l'apertura solo se, contemporaneamente all'impulso elettrico, viene esercitata una pressione sul cancello. Il componente interno può essere anche manualmente reinserito, come nel nostro esempio, per riottenere la funzione di servizio.
Per l'applicazione della serratura in verticale è necessario saldare sul cancello una tettoia parapioggia viro o, come nell'esempio, un'altra piastra forata in corrispondenza dei punti di fissaggio e saldare alla base l'incontro a terra in dotazione. Applichiamo poi la serratura alla piastra e fissiamola con le tre viti in dotazione. Per il cablaggio della serratura V06 occorre far passare il cavo elettrico attraverso il relativo foro della scatola serratura. Inserire i fili elettrici nella piastrina sottostante le viti di collegamento e stringere le viti per fissare i fili alla doppia bobina. Sistemiamo quindi il cavo elettrico e rimontiamo il coperchio della serratura fissandolo con le due viti laterali. Proviamo ora il funzionamento del cancello automatico. Notando la perfetta chiusura dei catenacci rotanti delle serrature V9083 e V06. Facciamo notare che nel video, a solo scopo dimostrativo, sono state montate due serrature. Nella realtà, sui cancelli automatici per garantire la sicurezza di chiusura è sufficiente l'applicazione di una sola delle due. Grazie per l'attenzione.